una partita che con 10 minuti avevamo acceso tanto entusiasmo, avevamo portato anche una possibilità di addirittura di fare un 3-2 e poi non abbiamo ancora quella furbizia, una furbizia di resistere 2 minuti, non riusciamo a. Abbiamo preso un gol che noi l'avevamo fatto, lo stesso gol ad Avellino, c'erano 2 giocatori che dovevano stare lì, uno era fuori e purtroppo così. Quanto riguarda l'inizio della partita, una squadra che viene 2 sconfitte, non abbiamo ancora quella personalità evidentemente per ribaltare certi stati emotivi, non si può prendere un gol dopo 1 minuto, non si può prendere il secondo gol. Dove era una partita, noi non riusciamo mai ad uscire su di loro perché erano impauriti, non capisco, questo lo devo parlare, devo cambiare, non so, 3-4 assetti per cercare di trovare le contromisure. Poi siamo riusciti a metterli lì con 2 azioni che abbiamo fatto, ma più con l'istinto, con la rabbia, con la determinazione, ma non c'era niente di logico, troppi giocatori che non hanno capito quello che devono fare. Le prime 2 giornate, anche 4 giornate, erano un bell'orologio. Oggi questo orologio si inceppa, però in tante squadre poi c'è la personalità, c'è il carattere di qualche giocatore che tira fuori, che diciamo mancano 2 minuti, accontentiamoci. Invece vedo difensori che vanno a fare centravanti e poi rientrano. Signorini nell'azione lo trovo a fare alla sinistra. Impazzisco. Hanno aiutato 2 marcature a lui e Biglietto al secondo tempo per fare il tutto per tutto, il fatto marcate a uomo, sai, ti stacchi, cerchiamo di prendere un uomo più a centrocampo, cerchiamo di mettere 4 attaccanti davanti, andiamo a dar fastidio. Però tutte quante. Poi nel calcio conta il risultato, oggi abbiamo perso, questa sconfitta è più cocente di quella di sabato. Questa è una sconfitta che noi non possiamo permetterci, perché a livello caratteriale quando c'è un pubblico che su 2 pari stanno tutti in campo, l'altra squadra è morta, questa squadra è morta, abbiamo avuto la palla subito, siamo ripartiti 4 contro 2 e non si può prendere, e dopo si scappa tutti quanti dietro. Una squadra che deve attaccare, deve aggredire, deve giocare, non deve pensare, quando io dico che Svan deve pensare perché non c'è il pensatore, e quindi deve giocare sulla foga, sull'istinto, sull'entusiasmo, sul trascinamento di questo pubblico. Questa è la squadra, perché